Ci sei? Ecco a voi il nostro amico Giuseppe. Giuseppe si è operato il 13 novembre, quindi Sì, 2 mesi fa. Giuseppe, due mesi fa. quando sei venuto l'altra volta, prima che ti operavi, mi dicesti che lamentavi disequilibrio, stanchezza, formicolii alle mani, alle piante di piedi, crampi ai muscoli, soprattutto quelli delle gambe e del collo, blocchi vescicali intestinali. E questi erano i tuoi sintomi, sono i tuoi sintomi più importanti. Dall'intervento c'è stato qualche cambiamento? Allora, dall'intervento sono migliorato subito. Devo dire la verità, è scomparso quasi tutto. Quasi tutto. Quasi perché? Perché la cosa più che tenevo di più, un aiuto efficace vescicale intestinale. Quando gli altri sono scomparsi, quelli là sono rimasti. Là ho avuto un pochettino di delusione, perché era la cosa che speravo di più. Come ti ho detto in passato, io purtroppo faccio uso di Antibiotici. antibiotici per urinare, proprio perché essendo allergico all'autocateterismo. Sia fisso che manuale, cioè usa e getta, e quindi non c'ho soluzione. Per questi problemi di svuotamento vescicale E intestinale, faccio ancora uso di antibiotici. antibiotici, E qual è il ma sintomo lo. che è cambiato di più invece? Allora, diciamo che i movimenti, ora sono ritornato a muovermi come un tempo, non riesco ad allontanarmi dalla stampella perché, oddio, anche se riesco a muovermi bene, non al 100%, però mi muovo molto meglio rispetto a quando sono venuto la volta che ci siamo conosciuti perché io strisciavo. Ora riesco a muovermi abbastanza E la bene. stanchezza, La Giuseppe? stanchezza, rispetto, oddio, Io ti parlo ora di questi sintomi perché sono quelli di cui tu mi a parlasti. Sì. distanza di 2 mesi. Un po' di stanchezza ora mi viene. Quando sto tanto all'impiedi, un po' di stanchezza torna. Non è che non torna, perché Chiaro. purtroppo la malattia è quella, la malattia non Certo. c'è cura, non si guarisce dalla malattia. Certo. Però rispetto a prima, un po' meno, un po' meno. Crampi ad oggi devo dire non ho più avuti manco uno, manco uno. Però diciamo che allora. Io, se ti ricordi, quando sono venuto la prima volta che ci siamo Sì. conosciuti, strisciando soprattutto la caviglia destra, perché non riuscivo a fare tacco punta normale, che succede? Che sta caviglia per 4 anni è stata bloccata, quindi atrofizzata. Che succede? Che dall'intervento sono riuscito a muovermi e a correggere il passo. Quindi sta caviglia si è sbloccata. Ora da un mesetto a venire qua, accuso un pochettino di infiammazione ai legamenti della caviglia. Quindi infatti ora il 23 c'ho pure un appuntamento con un ortopedico per risolvere questo problema, perché per ora vado a forza di dalgliepirina proprio per attenuare il Il dolore, perché dolore. quando la mattina mi alzo e metto il piede in tensione, cioè appena mi alzo e faccio peso, accuso i dolori dell'infiammazione dei tendini. Chiaro. Mentre i formicolii, Giuseppe? Quelli sono passati, un pochettino stanno tornando alle mani, devo dire la verità. Me li sento. Allora, dall'intervento, dopo a distanza di 2 mesi, qualcosina sta tornando. A livello, il formicolì alle mani. Mi sento infatti sempre un formicolio alle mani, non riesco a riprendere di nuovo le monetine, perché prima l'ho fatto, ero ri ritornato a riprendere le monetine autonomamente, ora invece ho difficoltà. E poi cos'altro? Ah, quando mi rilasso, i scatti di corrente alle caviglie purtroppo stanno tornando di nuovo.
erano passate a distanza di 2 mesi, qualcosina sta tornando di nuovo. Ciò che invece non è proprio più ritornato? Quello che non è più ritornato, l'ho detto, è l'uso della vescica autonoma. La vescica è l'intestino. Troppo quelli là. Non dico qualcosa che ti è qualcuno dei sintomi che ti è scomparso e che ad oggi non hai più. Non ti dà più fastidio? Allora, il movimento. Il movimento spinto, che ancora per il momento ciò rispetto a prima. Prima no, non riuscivo, non avevo equilibrio, appena mi muovevo un pochettino subito cascavo. Bene. Ad oggi ancora l'equilibrio è stabile. È migliorato. I movimenti sono migliorati pure, quindi... Giuseppe, dobbiamo fare una cosa, quando ci rivediamo tra 5 mesi per il controllo, a 6 mesi, abbiamo delle idee più chiare riguardo a tutto quanto. Quindi se tu vorrai ci potrai dare degli aggiornamenti sulla tua situazione. Va bene. Vuoi dare qualche consiglio a chi come te ha la sclerosi multipla? Io non ho sclerosi multipla però. Mi dispiace. La mia è mielite trasversa. Io l'unico consiglio che posso dare è vale la pena provare, perché se non si prova non si può sapere se si migliora, se non si migliora, se si può migliorare del tutto. Io l'ho provato, l'ho voluto provare, perché stando in quelle condizioni sapevo a priori che posso andare peggiorando, ma non sapevo se c'era qualcosa che mi potesse venire incontro. Per me è stato un sollievo. Mi auguro che per altri sarà così come è stato per me. Vedremo. Ci risentiamo tra 5 mesi, allora ci aggiorniamo. Ok, ciao Giuseppe.